Se mi attacchi qualcosa te corco de botte innanzitutto. È una cosa lievissima, c'ho giusto un po' di tossetta e un po' di raffreddorino buttato là. Vabbè, tanto poi domani mi sveglio e sto pronto soccorso, ospedale. Oggi ci sono andato a lavorare oggi. E poi io becchino direttamente. Ok, ciao ragazzi, salutiamo subito, ben ritrovati. Mi hanno chiesto un parere, tu non puoi capire in quanti mi hanno chiesto un parere su quello che è successo a Strootman. Ma che è successo, raga? Ma di che volevamo parlare? C'è poco da dire. Cioè? Perché, allora, ormai la linea della società penso che si sia capita abbastanza. Sappiamo ormai come ragiona. E quando vedono l'ombra della plusvalenza non si fanno neanche mezza domanda. Vendono subito, accettano le proposte. Ormai la linea penso si è capita. Non è la prima che succede, cioè la prima cessione che vediamo dove appena c'è sta l'ombra della plusvalenza la società accetta. Quindi la società ha mantenuto una linea guida, ha mantenuto quella che era comunque una decisione da parte di Pallotta in condivisione con Monchi, quindi da una parte posso dire che me lo potevo pure aspettare una cosa del genere. No, però... allora, forse non ti ricordi, tempo fa abbiamo fatto un video in cui proprio avevamo parlato, mi pare che era riguardo a Nainggolan, e avevamo detto, dice, se proprio devi sacrificare uno dei top e dei big è... Dice, l'unico decente è Nainggolan. E io te dissi, no, dissing, te dissi. E Strootman, te ricordi quello che mi hai risposto? Che ti ho detto, Strootman? Che c'è, mi hai detto, che ce fai con Strootman? Quanto ce puoi guadagnare? E io te risposi, rispetto a Nainggolan, 25-30 milioni di euro. Esatto. Oh, pa! Hai visto? Ha parlato, ha parlato. Ha parlato, ma infatti ma... è giusta la valutazione che ne fanno. È giusta. È quella la valutazione, a confronto tra Nainggolan che ce ne fatti 40, mo al di là di tutto, raga, 40 milioni abbiamo preso con Nainggolan, capito che ti voglio dire? Se tu ti manco l'hai presi? Sì, molto ci sta che non l'hai presi perché da Donato Santon e Zaniolo, però comunque la valutazione era di 40 milioni. Quindi di conseguenza, se il gioco all'epoca era con chi potevi avere più soldi da una eventuale cessione, ovviamente andavi a cedere a Nainggolan. Ma nessuno mai si sarebbe aspettato che Strootman a mercato chiuso ecco, partisse. Una cosa che posso criticare sinceramente è il mercato chiuso, perché ovviamente tu adesso vendi Strootman ma non hai possibilità di poterlo sostituire, anche se diciamola tutta. Voglio sapere questo da te, chi sostituirà? A centrocampo ce l'hai il giocatore. Chi? Dimmi. Allora, c'hai De Rossi, Nzonzi. Sono due mediani, non c'entra niente, no, parliamo di... Zonzi può fare pure la mezzala. Diciamo che può fare anche la mezzala. No, diciamo che può fare, fa pure la mezzala. La fa come la fa Strootman secondo te? Io lo vedo meglio come mediano. Poi... Tu lo vedi meglio come mediano, io ma lo vedo può meglio fare mediano. Anche la mezzala, cioè un doppio ruolo quello che può fare lui. Quindi io all'occorrenza lo vedrei anche come la mezzala. E chi te l'ha detto che in realtà poi con la cessione di Strootman non viene proprio sdoganato direttamente il 4-2-3-1? No, non credo, non ci avrebbe perché senso. Perché no? Perché non vedo il senso di rivoluzionare un modulo tattico in vista di una cessione che hai fatto. Rivoluzione, che no. Che ti potevi anche risparmiare perché il fair play finanziario quest'anno stai a posto. Il bilancio è ok. Quello che io dico, no? Tu comunque le cessioni le hai fatte, quelle che dovevi fare. Il bilancio l'hai sistemato. Hai fatto tanti acquisti, per carità. Che secondo senso? Me poi, allora, secondo me verrà rimpiazzato sicuramente a gennaio. Se non a gennaio, in base alla stagione, verrà fatto un acquisto top, ma di quello proprio clamoroso. Secondo me sì, un acquisto che supererà tipo i 50 milioni di euro. Hai sentito Pallotta? Che sostituire De Strootman? Ah, perché no. non serve. Non serve. E proprio a questo volevo arrivare. Comunque, dicevamo, abbiamo De Rossi e Nzonzi, poi abbiamo Pastore, Cristante, Cioric e Zaniolo. Comunque sono sei. Di questi che hai detto, l'unico che potrebbe teoricamente sostituirlo è Nzonzi e non c'hai l'alternativa. Sono sei. Tu non puoi giocare, quello che ti dico io, tu non puoi giocare con Cristante e Pastore perché sono due giocatori troppo offensivi. E secondo me non invece... fai di raccordo con De Rossi, non c'è uno che va a comunicare con De Rossi per cercare di spezzare il gioco e di far ripartire l'azione. Secondo me quello che invece vuole Di Francesco è proprio questo. Gli hanno fatto una domanda, ho visto... Il 5-5-5? No, ho sentito una domanda che gli hanno fatto, una delle conferenze che ha fatto prima di quella di Strootman, diciamo, prima di quella di quando era sabato. Che ha detto De Strootman. O domenica, no, era de domenica. E gli avevano fatto una domanda precisa, gli hanno detto: abbiamo visto un gioco diverso, le mezzali le vediamo molto più offensive, molto più propense nell'inserimento, e quindi non vorrei che lui, proprio perché si è ritrovato con delle mezzali che sono molto più offensive, molto più propense a quello che è il suo gioco, perché magari l'anno scorso se l'è adattato il gioco, quello che c'aveva in mente, quindi di conseguenza
ritrovandosi con i giocatori che diceva lui, dice: sì, a sto punto lo possiamo cedere Strootman, i giocatori a centrocampo ce li ho, lo cediamo. Che ci sia stato nulla osta da parte dell'allenatore è cosa ovvio. Risaputa è ovvia. Appunto, anche se me... te dico la verità, se arriva la squadra e ti dice: a me non mi interessa, i giocatori te li ho comprati, tu fai come te pare, io Strootman lo cedo, perché un'offerta del genere non arriverà mai più. Non è che l'allenatore dice: io non alleno più, mi incatena i cancelli di Trigoria e finisce la storia. Secondo no? me no. Di Francesco non è il tipo che lo fa. Secondo me lo fanno, perché fa che gli portano Francesco no. Fa che gli portano uno che gli interessa a lui. Poi vedi come si incatena, come se n'è andato soppone. Alisson, se n'è andato Nainggolan, se n'è andato Strootman, ma non mi pare che nessuno si però, sia tagliato allora, qualcosa. Tutto, allora, Nainggolan va bene. Dall'inizio con Di Francesco non c'era mai stato questo gran feeling, quindi secondo me la decisione era già presa da tanto tempo. Quindi quando la società gli ha detto cediamo Nainggolan, Di Francesco non gli ha manco risposto. Era come per dire fate come vi pare. Con Alisson c'era un altro tipo di discorso da fare, l'offerta era irrinunciabile. E con Strootman? Te posso dire la stessa cosa? Era irrinunciabile secondo me? 28 milioni di euro. 28 milioni di euro. Tu l'hai pagato 25 anni fa. 18 mi sa totali, manco 20. No, era 20 compresi bonus, perché era 18 più 2, quindi 20 complessivi. Ammortizzato completamente in 5 anni, una plusvalenza esagerata. Ragazzi, 8 milioni di plusvalenza per un giocatore che è del 90. Ragazzi, non so pochi. Quindi secondo me, ma sempre dal punto di vista economico, punto di vista finanziario, del bilancio, quello che vi pare, è un'operazione che se può e questo l'ho detto anche io. Da tifoso? No. Da tifoso no, perché innanzitutto sono sbagliate le tempistiche, perché secondo me Strootman è un giocatore ineguagliabile nella rosa della Roma, era anzi un giocatore ineguagliabile perché ormai non gioca ci sta più, non gioca più per la Roma. E il fatto che qualcuno dice che ultimamente non dava più a livello fisico quello che avrebbe dovuto dare? Secondo me da una parte è vero, perché il calo di Strootman è stato un po' evidente, però raga non possiamo pretendere da un giocatore che ci ha avuto due infortuni gravissimi nel stretto giro dell'anno, nemmeno, che è stato fermo due anni però, è stato fermo due anni, però dico gli infortuni sono susseguiti sì. Proprio nel giro dell'anno, sì quando è ritornato. Quindi, raga, non potevamo pretendere chissà che cosa. La cosa però importante era che era un uomo spogliatoio. Era un uomo spogliatoio, quindi si faceva sentire e soprattutto ci metteva la grinta, la cattiveria. Se però vogliamo dirla, quindi secondo me verrà un po' a mancare quella che è la cattiveria di Nainggolan. Anche quella di Nainggolan. E infatti là volevo arrivare. Cioè, tu al centrocampo hai tolto i due giocatori non solo più rappresentativi degli ultimi anni, ma anche a livello di personalità. Allora, possiamo dire una chi cosa. Chi te però dà la personalità quest'anno a centrocampo? Zonzi, ovviamente. Cioè, quello è scontatissimo. Pensi che giocherà a titolare fisso e inamovibile? Arrivato a sto punto, se tu mi dici che secondo te alla fine si adatterà e farà la mezzala, ma non è più probabile che far mediano lui e la mezzala va a fare De Rossi? No. Dici che non è adattato? No, De Rossi mezzala assolutamente no. A sto punto Zonzi ce la vedo mezzala. Però te posso dire una cosa, nel calcio di oggi io non mi meraviglierei più di niente. Qua si mettono i terzini, si mettono esterni alti, gli esterni alti si mettono terzini, il difensore centrale si mette punta centrale, Boateng non da centrocampista è diventato un falso 9. Non dobbiamo dimenticare, aspetta, che potrebbe esserci anche Florenzi. E va bene. Da spostare a centrocampo, perché tu c'hai Santon che te fa entrambe le fasce. Quindi no, te prego. All'occorrenza. No, non mi disse cose, te prego, perché veramente no, non mai capito. Te faccio la pozza qua a Pettera. Non mai capito. C'hai Karsdorp titolare, sì. Come riserva Santon potrebbe sta essere sempre scocciato. Quindi prima o poi si dovrà riprendere pure sto Cristiano. Sono due anni che sento sta storia. È un anno. Vabbè, è un anno. E me so due, perché io a forza d'aspettare mi sono passati più anni. Sì, però comunque potresti anche avere Florenzi che te può fare la mezzala. Quindi secondo me le soluzioni ci stanno. Non so, sinceramente, adesso la cosa che mi ha preoccupato un po' è vedere Strootman che se n'è andato così con le lacrime. A me questa cosa mi ha fatto male. Non ho capito, sinceramente, se è lui che ha deciso, tra virgolette, di andarsene perché non si è visto più al centro del progetto, non si è più visto considerato. È stato costretto. Oppure se è stata la società a metterlo un po' alle strette. Secondo me sì. Però io posso sempre dire una cosa, se un giocatore la destinazione non l'accetta. Non l'accetta. Ma non tutti hanno lo stesso carattere.
Invece secondo me no, perché Strattman di carattere ne ha dimostrato e anche tanto. No, ma non in quel senso, non uno che mette le palle in campo. Io te parlo di uno che io pure, come metti le palle in campo, le metti pure davanti alla società. No, perché la società te mette in una situazione di a me, guarda, sinceramente parlando, è arrivata sta offerta, preferisco che te ne vai, perché sì, potresti però non trovare la concorrenza. Poi magari dicono anche cose che non so vere, poi, perché secondo comunque me la prima l'ha fatta da titolare. Secondo me la società non l'ha costretto, cioè non è che gli hanno puntato la pistola alla testa, perché comunque non ci dimentichiamo che Strottman è diventato papà da 10 giorni. Ma neanche. Non smetti di seguire la Roma su Instagram, ma la sapevi sta cosa? Ha smesso di seguire la Roma su Instagram. Ma perché se vede che ma gli hanno detto ma non c'ha senso. Ma perché se vede che gli hanno detto abbiamo accettato l'offerta del Marsiglia, ci vuoi parlare? E gli dici no a sto punto, scusa, capisci bene che c'è sta qualcosa. Sarà successo qualcosa che non torna. Il rapporto si è interrotto improvvisamente e bruscamente, perché probabilmente, lo ripeto, questo è un mio sentore, gli è stato detto: mi dispiace, ma per te quest'anno non ci sarà più posto, abbiamo fatto altre scelte. Secondo me vai. Si è sentito tradito, perché comunque lui faceva parte da 5 anni del progetto Roma. Ha smesso di seguire la Roma su Instagram. Sarà una bambinata, perché è una bambinata, però è un gesto forte, piccolo barra forte, non che è viene quello. Fatto per secondo protesta. Me se secondo me se l'è presa solo perché proprio perché è diventato papà da pochi giorni. Dice: io avevo pure pensato di comprarmi casa, me volevo stabilire qua, stavo tanto bene. Se non ce l'ha già a casa, ti pare che se l'è comprata? No, ho letto che voleva comprare casa, quindi evidentemente stava in affitto. Va sicuramente bene. Va bene. Però da una parte, se tu poi vedi la società, dopo che sanno che tu sei diventato papà, sono tanti anni che stai qua, sei uno dei leader dello spogliatoio, si è sentito tradito, ma sicuramente perché la Roma ha accettato l'offerta, ma non perché l'hanno messa alle strette e gli hanno detto tu non c'hai spazio, te ne vai, perché la prima partita, se erano quelle le condizioni, non l'avrebbe giocata. Qualcosa è successo, è successo per fargli scattare una sicuramente, ma non lo sapremo mai, secondo me. Non lo sapremo mai. Secondo me non lo sapremo mai. No. E comunque ripeto sempre, raga, la verità sta sempre nel mezzo. Non è Strottman che se ne è voluto andare, che ha messo la pistola alla tempia alla Roma, cedetemi. E non è neanche la Roma che ha messo la pistola alla testa di Strottman e gli ha detto vattene. Sta sempre nel mezzo. Ma nel mezzo sicuramente qualcosa la Roma, sicuramente la Roma ha accettato l'offerta del Marsiglia. Ma ha spinto per la cessione. Poi sicuramente Strottman ha visto così, ha detto vabbè, ma sapete che c'è, io me ne vado, che tanto ci stanno chi me vuole. Marsiglia si appunto è preso del tempo per decidere, mi pare 24 ore. Sì, ma è stata una trattativa lampo, perché è uscita domenica mattina e domenica pomeriggio era già fatta praticamente. Quindi secondo me, tra tempo che è uscita l'offerta ufficiale della Marsiglia alla Roma e che Strottman ha accettato, saranno passate 24 ore, ma di tanto. Quindi secondo me, raga, la verità sta sempre nel mezzo. Non lo so. E fatto sta che comunque Strottman l'abbiamo perso da tifoso. Però faccio quasi lo stesso discorso. Ma pure da il fatto che si mette a piagne, Fabio mio. Ma pure certo. Fabio, che tu te metti a piagne. Qualcosa però deve non c'è, essere allora, successo. È una cosa che ha riportato il Corriere dello Sport. Per carità, potrebbe non è stata, anche non essere vera. Non ci stanno foto, non c'è nulla. No. L'unica cosa che mi lascia un po' titubante è che quando l'hanno visto a Ciampino, che ha preso l'aereo all'1:30, era scuro in volto. Nero in volto, è andato dritto. Non ha guardato in faccia a nessuno e se n'è andato. Quindi non vorrei che è successo qualcosa con la presidenza o comunque con la dirigenza. Quindi trattasi di Monchi. Fatto sta che comunque Strottman o salutiamo non a malincuore, più a non ce l'abbiamo più. A me dispiace da morire, perché io per Strottman me ci sono battuto fino alla morte, quando lo volevano già cedere, che lo voleva al Manchester United, che era ancora infortunato. Oppure la Juve, se non mi ricordo male, lo voleva addirittura anche la Juve. Gli è stato rinnovato il contratto sull'unghia, nonostante, ricordi, nonostante l'infortunio, sì, sì, rinnovarono per contratto blindarlo, tra virgolette. Esatto. Ma vedi come sulla cambiano fiducia le cose, vedi come cambiano le cose nel giro di un attimo. Tu passi da un giocatore imprescindibile a un giocatore che nel giro di un attimo prestazioni, allora, sì, magari che avranno influito. Imprescindibile, cioè, che proprio non ne potevi fare a meno. All'epoca sì, ma mi parli. All'epoca sì, te sto a parlare 3 anni fa, non è che te sto a parlare 5 anni fa, io di però 7 anni fa. Il discorso te lo faccio all'anno scorso, perché Strottman era imprescindibile 3 anni fa, ma che cosa me ne frega? Cioè, non me ne frega nulla. Ma uno spera, cioè, sempre che il giocatore possa tornare a quei livelli. Ho capito, però io guardo l'anno scorso, io guardo il passato recente. Vabbè, non è che ha fatto scorso, oh, c'è stato ha giocato. Ha giocato ai livelli di Nainggolan l'anno scorso, cioè Nainggolan pure non è che ha fatto, cioè Strottman non ha giocato ai suoi vecchi livelli, ma Nainggolan pure stavamo là. Infatti hanno seccati tutti e due. Appunto. Quindi secondo me, dice, sapete che c'è? È stata. Quindi fare secondo chi, te, Pastore Cristante praticamente imprescindibili e De Rossi là. Magari Inzonzi che sostituisce,
De Rossi a sto punto, ma perché, perché potrebbe essere De Rossi perno come al solito davanti alla difesa, con Zonzi a fare lo strotto tra virgolette, e Pastore o Cristante dall'altra parte, con Cioric e Zaniolo che si intercambiano quando tutto serve. Tutto può essere, ma io ti ripeto, per le soluzioni sono tante. Per me Zonzi è una diga, chiamo Florenzi, cioè ripeto, Zonzi, a parte il fatto che pare un giocatore del basket, ma è una diga da mettere davanti alla difesa. Secondo me no, perché imposta pure. Quindi sì, ma lo puoi fare, impostarlo puoi fare anche direttamente dalla regia come lo fa De Rossi, certo, certo. Ma sicuramente, però secondo me lo può fare tranquillamente pure da mezzala. Vediamo quello che succederà. Vogliamo sapere da voi il vostro parere nei commenti. Ovviamente, cioè, non so se si è capito, sono abbastanza tranquillo perché ormai mi posso aspettare di tutto, ma sinceramente la tifoso sto incazzato nero, sinceramente. L'ambiente Roma ormai ci insegna. Sono arrabbiato però ripeto, perché le tempistiche sono state sbagliate completamente. Cioè secondo me a sto punto il mercato è chiuso, la rosa è quella. Non la devi toccare né in... cioè ovviamente in realtà non la puoi toccare perché il mercato è chiuso, non la tocchi manco in uscita. Ah va, in due mesi e mezzo sono partiti Strootman, Nainggolan e Alisson. L'anno prossimo, te lo dico io, partirà uno tra Çengizunder e Kluivert qualora dovessero esplodere. Kluivert almeno un paio d'anni ci li fanno. Ma secondo me questo no, è il secondo anno di Çengiz. Se arriva al Barcellona, se arriva al Real Madrid, questo è il secondo anno di Çengiz. Se Çengiz esplode definitivamente quest'anno, l'anno prossimo 50 ragazzo, bombe, salutiamo, 50 bombe, si abbracciamo. E qualcun altro, perché tanto è così, devono partire 2-3 giocatori all'anno. Però io te dico, da parere personale, poi mi posso pure sbagliare perché io non è che so di così interna, non crei una solidità, una stabilità delle fondamenta serie, perché ogni anno vai a rimette mani. Concordo. A rifai l'insalata, la merda, più la ridocchi e più puzza. Concordo. Questo è quanto. Concordo. Bisogna pieno. Mantenere l'11 titolare fermo, fisso e inamovibile. C'è chi si lamenta di De Laurentiis che non compra, intanto non vende, vi sembra poco? Una squadra che l'anno scorso ha fatto 91 punti, è partito solo Jorginho e Sarri per quello che è. Vabbè, il resto hanno mantenuto tutti. La cessione ci può stare, però. Però, oh, per vendere Higuain all'epoca 90 milioni, ma 90 milioni dell'epoca sono 200 milioni de mo. Questo te voglio dire. Lo so, raga, però questo purtroppo. Io poi te posso dire un'ultima cosa e chiudiamo. Mi fido della società. Anche perché non posso fare altrimenti, non è tiriamo che io ho voce somme, in capitolo. Quindi, tiriamo le somme a fine l'anno stagione. L'anno scorso ci hanno portato in semifinale dei Champions. Assolutamente sì. Fidiamose, vediamo quest'anno quello che succede. Poi tireremo le somme quando sarà. Mi permetti di dire che però dovesse andare male io sarei il primo a incazzarmi? Ovvio. A fine stagione? Cioè, avrò il diritto di incazzarmi? Ma certo. Da tifoso che paga l'abbonamento della televisione e quindi comunque vengono girati c'è parte chi paga dei miei soldi abbonamento della televisione, abbonamento della curva o dello stadio. Io non lo pago, genere. Però comunque ogni tanto ci andiamo. Però io insomma me le vedo le partite. Chi se compra il merchandising, cioè, le magliette, sono contribuente. La Roma la sostiene. Permetti che in tutto e per tutto. Quindi raga, quindi mi sembra pure abbastanza lecito. Detto questo, mi piace commentate con iscrivetevi al canale. Ricordiamo, non abbiamo detto, ma tanto metterò il banner prima. Adesso link in descrizione, scaricate OneFootball, la nostra applicazione preferita, gratuita di riferimento per seguire il mondo del calcio a 360 gradi. Detto questo, a voi la parola nei commenti. 17 minuti e 31 e ma penso ho capito, ma era penso doveroso. Che ci stava tutto. Era doveroso. Di conseguenza, alla prossima ragazzi. Ciao raga. Ci siamo scordati i Pellegrini. La cosa più importante, tra virgolette, più importante, cioè comunque un altro centrocampista, ragazzi, che porca miseria, ha messo là a mezzo, può fare sempre la differenza. Un giovane importante. È sicuramente un centrocampista in più, però sì, qualche minima qualità in fase difensiva ce l'ha, ma non è Kevin Strootman. Non è Kevin Strootman, però è sempre un giocatore che se poi ricollega al discorso che facevamo prima, di Francesco, delle mezzali offensive. Quello poco ma sicuro, però vabbè.